Il disegno di legge sull'8 per mille all'edilizia scolastica consente ai cittadini di essere parte attiva con i propri finanziamenti per mettere in sicurezza le scuole e per qualificarle. È un obiettivo grande di coinvolgimento intorno alla comunità educativa che è la scuola. Non a caso questo progetto di legge parte da un movimento popolare. Benvenuti in Italia ha lanciato questa proposta. Mandiamo a scuola l'8 per mille. L'ultimo rapporto dell'OCSE dice che l'Italia è al penultimo posto tra gli oltre 30 paesi OCSE per investimenti nella scuola. Questo è l'ennesimo dato vergognoso che dice di un paese che non sa guardare al proprio futuro e che non rispetta la dignità dei propri cittadini, a cominciare dai più giovani e dalle famiglie. Certo, noi vorremmo una politica capace di avvertire l'urgenza di questi cambiamenti senza la sollecitazione delle tragedie che continuano a capitare nel nostro paese. È ingiusto, è profondamente ingiusto che debbano ancora essere i genitori di San Giuliano, i genitori dell'Aquila, i genitori del Darwin a sottolineare la improrogabilità di questi cambiamenti di politica. È ingiusto, è una violenza nella violenza. Noi vorremmo una politica capace di avvertire l'urgenza del cambiamento lasciando tranquille queste famiglie e queste persone, semplicemente perché sono cose dovute a noi, dovute ai nostri figli, dovute al futuro del paese. Un progetto di legge che è utile e un progetto di legge che è partecipato. Ora dobbiamo forzare tutte le procedure parlamentari affinché possa essere approvato entro questa legislatura e affinché dal prossimo denuncia dei redditi i cittadini italiani possano scegliere anche questa possibilità. Quando l'edilizia scolastica non sarà priorità di questo Stato, fino a quando ogni studente, l'unico rischio che corre a scuola è un'interrogazione a sorpresa, fino a quando ogni mamma che ha i figli a scuola stia tranquilla, io, Vito Scafidi, non potrò riposare in pace.